lovers on your feet. Il brigadiere dal bosco è sceso dalla gazzella bestemmiando ed esclamando: uva, proprio te stanotte stavo cercando, questa te la faccio pagare. Comes a fire, then you know just what. Ma lei ha mai capito il senso di quella frase? Sì. No, al di là di quelle insinuazioni che fate voi. Lo sa che cosa significa quella frase? Non l'hai mai venuto in mente? Ci ho pensato spesso. Don't try. Quando uno sta facendo un turno di notte e viene chiamato continuamente dalle persone perché ci sono due ubriachi che in mezzo alla strada stanno impazzando e lui avrebbe altro a cui pensare, la prima cosa che dice: proprio a te cercavo stanotte. Ma l'ha riconosciuto. È il loro lavoro riconoscervi, visto che siete sempre voi quelli che di solito si trovano in quelle persone come voi, cioè che hanno queste abitudini notturne. Ho smesso, dottore. Io sono contentissimo, bisogna. Io sono contentissimo di vederla oggi. Positivo. Non mi sento per niente positivo. Non le sente. Perché non si sente positivo? Ma mi sento un po' sotto pressione. Non sotto pressione. Io le sto contestando che lei ha detto delle bugie. Fino adesso è normale che lei si sente sotto pressione. No, mi scusi, sto ricordando quella notte, quindi è evidente. Vabbè. Quindi, il fatto che i carabinieri in quella condizione si trovano ancora una volta uva Giuseppe davanti, che sta facendo quelle cose, la frase "proprio a te cercavamo stanotte", come a dirci mancavi solo tu, questa lettura lei non l'ha mai data? No, sinceramente no. Ecco, e forse se non avesse avuto preconcetti e non fosse partito dai dati sbagliati, quali quelli dell'ora e mezza, di questo e di quest'altro, forse ogni frase sarebbe stata letta diversamente. Ma quando questo carabiniere, che non si sa a questo punto come si chiama... Noi sappiamo tutto. Oh, benissimo. Gli ha bestemmiando, ha gridato uva proprio testa notte stavo cercando. Le ho appena detto qual è l'altra interpretazione, che delle persone che fanno il loro lavoro dover alle 3 di notte correre dietro a degli ubriachi che mettono a rischio la sicurezza pubblica fa venire la frase "giusto tu ci mancavi, giusto a te andavo questa cercando stanotte". Questa notte te la faccio pagare. Te la faccio pagare, ma non significa che te la faccio pagare, significa che ti verbalizzo, ti porto, ti denunzio, non significa che ti picchio. Da dove sta scritto che ti picchio? L'ha mai sentito dire adesso ti picchio? No, e allora? È morto il giorno dopo. Non è morto per quello, e non le consento di dirlo. Non l'ho detto. No, l'ha detto. No. E non è morto per quello, fino a quando qualcuno non lo dimostrerà. Sì. Io non consentirò a nessuno di infangare l'onorabilità dei carabinieri, quando non c'è nessuna prova di questo. Lei non può partire sulla base di un teorema, che lui è stato massacrato di botte.